Allora, in questa scena, appunto, noi che cosa notiamo? Quindi si nota proprio, quindi, appunto, questo rapporto d'amore, perché noi notiamo che, appunto, il bambino, quando viene strappato dal vagabondo, è assolutamente proprio, è in lacrime, è disperato, e allo stesso modo il vagabondo proprio è distrutto, quindi cerca poi in tutti i modi, quindi, di raggiungere il suo bambino e alla fine ci riesce. Fino a quando poi appunto, non lo raggiunge e si abbraccia, quindi in un abbraccio, diciamo, liberatorio, consolatorio, riescono a ricongiungersi. Però da questa scena noi notiamo anche un'altra cosa. Nel senso, noi notiamo, diciamo, in questa scena, noi notiamo che ci sono alcuni momenti in cui noi ridiamo. Difatti, quando noi vediamo il vagabondo che corre per i tetti, inseguito, quindi noi comunque ridiamo perché è una scena divertente. Invece, dall'altro lato, quando è che invece il vagabondo raggiunge il bambino, quindi lo abbraccia, oppure quando il bambino stesso che piange e che chiama il papà, invece notiamo che, diciamo, ci sentiamo non tanto più divertiti, ma ci sentiamo un po' più commossi. Diciamo, questo quindi ci fa capire quanto, dice, fa capire la presenza di un elemento quindi molto importante in questo film, ossia la presenza nel tragico e nel comico. Difatti il film si apre proprio con questa didascalia. Si apre con la didascalia che dice: un film con un sorriso è forse una lacrima. Cosa vuol dire? Vuol dire che, appunto, c'è prima che in questo film ci deve essere, diciamo, una compresenza tra il tragico e il comico. Nel senso, quindi, deve essere un film, comunque deve essere un film divertente, simpatico, che ti deve far ridere, ti deve far sorridere, quindi rilassante, non deve essere un film pesante comunque. Quindi un film leggero, rilassante, simpatico, divertente, però deve anche essere un film che ti deve anche saper far commuovere, quindi deve anche saperti fare commuovere e anche riflettere, secondo me. E difatti poi ci sono appunto proprio scene, quindi in una sola scena noi troviamo quindi momenti dove ridiamo, ci divertiamo, invece altri momenti, come ad esempio quando il vagabondo abbraccia il suo bambino, dove, diciamo, ci si fanno gli occhi lucidi e ai più sensibili può anche scendere una lacrimuccia. Oltre a questo, altri elementi importanti del Monello sono le critiche che Chaplin fa a diversi elementi. Prima di tutto, Chaplin fa una critica contro la società dell'epoca, una società che non aiuta appunto le persone più povere, ma anzi cerca di le ostacola, non li aiuta assolutamente. E un esempio appunto sono le persone dell'orfanotrofio, quindi che invece di lasciare il bambino con il suo padre adottivo, al quale vuole bene, cercano di toglierlo. E c'è anche una critica molto forte nei confronti della polizia. Difatti Poliziotto è sempre visto non come un amico, quindi un amico nei confronti dei poveri, quindi colui che li aiuta, che li capisce, che cerca di agevolarli, ma al contrario è visto come una figura che non fa altro che ostacolarli, che non capisce, che non li capisce, che crea sempre molti problemi. E alla fine anche alla figura della madre viene fatta una critica un po' più velata, però è sempre una critica, in quanto la madre viene descritta appunto come una persona che abbandona il figlio, che si arricchisce, però che alla fine, diciamo, nonostante appunto sia diventata ricca, famosa e abbia anche comunque aiutato altri bambini, proprio sentendosi un po' in colpa per il fatto di aver abbandonato il proprio figlio, però alla fine si ricorda del proprio figlio solo quando è che il bambino ha 5 anni, cioè quando il bambino è già diventato grandicello. Per cui c'è una critica un po' più velata, però c'è una critica anche alla figura della madre. E diciamo, anche per queste critiche c'è una scena molto importante nel film, che è la scena del sogno di Charlot. Infatti, in questa scena, che si trova più o meno poco prima della fine del film, Charlot sogna di ritrovarsi in un mondo diverso, tutto particolare. Quindi sogna di ritrovarsi in un mondo bellissimo, stupendo, dove tutti quanti sono tutti buoni, hanno tutti alette da angioletti. E sono tutti buoni, si vogliono tutti bene, hanno tutti veramente l'animo da fanciulli, buonissimi, tutti quanti che si abbracciano, sorrisi, quindi esiste il bene, il male non esiste, quando a un certo punto però arriva un diavolo che inizia a seminare zizzania di qua e di là, per cui appunto questi esseri così buoni, così angelici, alla fine vengono colti dal male, quindi dalla corruzione, e quindi il bene non esiste più e inizia ad arrivare quindi il caos, il putiferio. Quindi questo che cosa ci vuole far capire? Ci vuole far capire che
che appunto il bene assoluto per Chalot, per Charlie Chaplin, non esiste, quindi non esiste nemmeno in un'utopia, quindi neanche in un mondo ideale non può esistere il bene assoluto, proprio è impossibile. Per cui l'unica speranza che resta in questo mondo appunto pieno di delusioni, di sofferenze, quindi dove il bene completo non può esistere, è solamente la famiglia. Difatti, appunto, il vagabondo e il bambino trovano conforto l'uno nell'altro, quindi nell'affetto che si danno l'uno nell'altro. E questo ci porta anche un altro messaggio che Chaplin, secondo me, ha voluto darci. Cioè, secondo me, ci è voluto darci questo messaggio che è molto, diciamo, è molto, un messaggio innovativo per l'epoca, quindi, perché era inusuale, quindi innovativo per l'epoca, ci vuole far capire che alla fine, il genitore, considerato genitore, non necessariamente chi fa i figli, nel senso chi li concepisce i figli, ma chi li cresce alla fine, perché infatti il bambino, il padre naturale non l'ha mai conosciuto, la madre la ritrova dopo, quando già comunque è già abbastanza grandicello, invece quello che lui considera il suo vero padre, a cui vuole bene, è proprio il vagabondo. Quindi questo è secondo me, un messaggio molto bello e molto importante che ci vuole dare Chaplin. Quindi il Monello, nonostante sia un film comunque del 1921, quindi abbia quasi 100 anni, è uno di quei film considerati dei capolavori che sono sempre belli, nel senso sono sempre capolavori, nel senso capolavori, sono stati capolavori nel 1921, sono stati negli anni 50, negli anni 90, sono capolavori ora nel 2013 e saranno capolavori anche in futuro. Quindi anche in futuro saranno sempre capolavori, sarà sempre un film bellissimo che merita di essere visto e rivisto per tutti i motivi che ho detto, appunto per le critiche che Chaplin fa, per il rapporto che ritroviamo, quindi che ritroviamo tra questo bambino e il suo papà adottivo, e per l'interpretazione, per la regia di Chaplin, che ha anche curato il montaggio, la produzione, la musica, c'è tutto, possiamo dire che ha curato veramente tutto, e anche per l'interpretazione del bambino che fa il Monello, ossia Jackie Coogan, sul quale bisogna, diciamo, mettere un occhio di riguardo, nel senso c'è un piccolo aneddoto, c'è una piccola curiosità. Infatti Jackie Coogan, che è interpretato veramente con una bravura straordinaria il Monello, oltre che poi è bellissimo e dolcissimo, farà anche altri film dopo il Monello, e lo ritroveremo nei panni di un personaggio anch'esso molto molto famoso. Un personaggio che fa parte della famiglia Addams. La famiglia Addams, in particolar modo, io mi riferisco alla serie televisiva statunitense che è stata trasmessa da 64 a 66, e che comunque viene anche trasmessa a volte, viene anche trasmessa in TV ancora adesso. E ritroviamo appunto Jackie Coogan nella figura di Zio Feste, per cui il pelato strano, eccentrico Zio Feste non è altro che una versione adulta del bambino che è interpretato in Monello. Quindi una figura, quindi diciamo una versione adulta e un po' meno carina, a dirla tutta. Quindi spero di essere stata chiara, di non avervi annoiato, e se avete già visto i film, spero che abbiate apprezzato e andatelo a rivedere. Se non avete mai visto questo film, andate subito a comprare un DVD, vedetevelo subito, in quanto ne vale veramente la pena. Quindi per ora è tutto, se vi è piaciuto il film lasciate commenti, commentate, condividete con me. Ci vediamo alla prossima, per cui da Pamela e dalla tazza Charlot, ciao!